Ok ragazzi, oggi in questo episodio arriviamo nel posto più ventoso di questo mondo, mi sono dimenticato la felpa, quindi ad altri orizzonti speriamo di non pigliarci la febbre o peggio, la broncopolmosclerocatarocinosi. Se volete vedere questo tipo di contenuti mi raccomando iscrivetevi al canale, commentate e mettete la campanella, attivate la campanella, un bel like ragazzi mi fa super piacere, adesso vi lascio l'episodio, ciao! La camicia hawaiana non mi spaventa, adesso stiamo salendo sul baldo, arriveremo su che sarà stratardi, 1, 2, di fronte a me vedo già le nuvolette abbastanza poco graziose, anzi che fa un po' più schifo, quindi ho paura che arriveremo su dopo 2 ore di macchina, 1 ora e mezza di camminata e tipo non vedremo assolutamente niente del lago, però vabbè ci teniamo aggiornati. Allora ragazzi, sapete che a me piace camminare, no? Non penso di essere mai stato così impreparato come oggi, che parto per una camminata senza felpa, senza giacca, ci sono 17 gradi ed è ancora giorno e noi torneremo che ormai sarà un po' le 9, quindi sperare di non morire. Mi sono portato anche nello zaino l'unica cosa che avevo in macchina, che è un sacco a pelo nel caso io abbia troppo freddo. Vediamo dopo, noi ci aggiorniamo, guardiamo un po' com'è il panorama intanto da qua. Oh shit, dobbiamo andare tipo là sopra 5 km a piedi e dai, con calma ce la facciamo. Però dai ragazzi, almeno il paesaggio è carino, guardate qua, si vede la mia macchinina di giù che pensavo di venire su in macchina, poi ho capito che forse non è una bella idea, vivo e vegeto, però potrebbe andare meglio ragazzi. Adesso ci facciamo questo pezzettino in salita. Oh madonna, con le scarpe più lisce di questo mondo. E si va su. Per arrivare prima stiamo tagliando tutto il possibile. Dire che questo outfit è completamente inopportuno per questo tipo di attività. Appunto. È un understatement. Cioè pure i miei capelli chiedono venia. Cioè rendetevi conto. Vabbè, spero di essere su in una mezz'oretta e poi mangiare qualcosa. Ho voglia di formaggio. Un tagliere. Ora siamo circa a 2000 metri comunque di altitudine. Vogliamo visitare l'altissimo sul Monte Baldo e già il nome vi fa capire a cosa si va incontro. Scusate se abbasso il braccio, però è pesante tenerlo teso così in alto. Ah, ragazzi, le cose che non si fanno. Potevo stare a casa, una tisanina, un Aperol. E invece no, alle 5 del pomeriggio ho deciso, andiamo in montagna, sarà bello, su va, si va, almeno ragazzi c'è il panorama, ne vale la pena, dai almeno questo. Ok ragazzi, ci abbiamo fatto finalmente, siamo all'altissimo, qua ci sono mamma mia mi ammazzo, qua ci sono delle trincee che adesso andiamo un pochino a esplorare. Sono anche felice di aver portato il microfonino, almeno ora testiamo veramente se funziona con il vento. Siamo arrivati nel punto più alto, fortunatamente si vede il lago, avevo paura che con le nuvole fosse tipo impossibile, ma tutto sommato ma tutto sommato funziona. Ah, mi ammazza. E adesso vediamo qua se ci sono i punti dove poter scendere e entrare nelle gallerie. Non ne sono sicurissimo, adesso mi ammazzo facendo sto saltino e lo riprendo così almeno voi siete testimoni di questa mia vergogna. Opla. Ok, sull'altissima ragazzi. Ah, l'altra volta non ero andato là, magari c'è qualcosa interessante che si potrebbe vedere, però intanto guardiamo qua le piccole trincee, piccole modo di dire, vanno avanti per chilometri, ma almeno ce le gustiamo un pochino e poi andiamo in Malga per berci una birretta o magari mangiare qualcosina,
vorrei farmi tipo un tagliere. C'è un vento, ragazzi, allucinante. Non so se vedete anche le nuvole. Sì, tipo questa qua, guardate quanto è veloce. Ero lì tipo indeciso se portarmi o meno il drone, ma tutto sommato mi sa che ho fatto la scelta giusta. Cioè, guardate, guardate qua che roba. C'è un vento allucinante. Allucinante, vabbè, adesso siamo pronti a slogarci la caviglia, come al solito, perché io conosco i miei polli e so Lorenzo dove va sempre a inficcarsi, tra una cosa e l'altra. E soprattutto so che qua queste sono tutte ortiche e quindi devo evitare di finirci nel mezzo, perché sennò so io come va a finire. Questo lato non l'avevo visto, perché l'altra volta, quando sono venuto un paio d'anni fa, sono arrivato un pochino troppo tardi, cioè come adesso, ma il ritorno eravamo un po' di fretta e quindi non ci siamo fermati a visitare più di tanto. Però come vedete, tipo, ci sono questi punticini dove ci sono state delle frane, però in qualche modo, magari togliessi i sassi, potrei entrare qua dentro e sbucare tipo dall'altra parte. Ma nulla di garantito qua, anzi, assolutamente nulla è garantito. Allora, mi ricordo che qua da qualche parte c'era un punto, solo che adesso magari aspetto anche Alex, il mio amico tedesco con cui sono venuto qua a fare questa avventura, e capiamo se riusciamo a stanare un buco o meno, a riempirlo. E poi una bella cenetta in manga, magari potrei prendere degli gnocchi di manga, gnocchi sbattui, che insomma, cioè, non è che vengo qua tutti i giorni, mio amico decisamente neanche lui, quindi ci sta, no? Che dite? Ok, ragazzi, abbiamo finalmente trovato il buco e adesso ci buttiamo dentro sperando di non beccare la testa. Ok, ragazzi, oh, che fatto, for the love of God, Dio buono, ragazzi, ho beccato uno schifo di pozzanghera. Oh, watch out, there's gonna be mug. Bene, ragazzi, mi sono sporcato le scarpe bianche, lo sapevo che andava a finire così, lo sapevo. Che schifo, adesso saranno ancora più scivolose, non riuscirò neanche a uscire. Ce l'abbiamo fatta, adesso andiamo assolutamente nella malga, che ha un po' di sete. Bene, ragazzi, siamo arrivati, adesso devo capire un pochino cosa mangiare, non ne ho la minima idea. Ci sono tipo la polenta, pasta, cannelli, forse mi faccio dei cannelli. E boh, ora vediamo. Guardate qua che carino. Finalmente il nostro piattino col goulash, e non vedo l'ora, è caldissimo, ho le orecchie che non le sentivo neanche fuori per il freddo, per il vento e tutto. Adesso mi sta tornando la circolazione, quindi dai, ce lo gustiamo. Ok, ragazzi, cena finita, adesso iniziamo a tornare a casa e si sta morendo, c'è pure la nuvoletta qua e ora iniziamo a scendere giù per questi percorsi. Vediamo se si vede un pochino il lago da qua. Vabbè, non voglio andare. Non per fare il disperato, però mi trovo a 2000 metri, sembra tipo molto clickbait questa cosa, però in verità mi sono semplicemente dimenticato la felpa e l'unica cosa che avevo in macchina era un sacco a pelo, non so neanche perché ce l'avevo in macchina, quindi mi trovo a tipo 11 gradi con il vento, i pantaloni corti, una maglietta hawaiana, il cappello con l'unicorno in testa, una videocamera da vlogger, giusto perché noi ci piace fare le cose fatte bene, e è completamente sprovveduto. Quindi spero che nessuno mi veda in queste condizioni, perché io butto all'aria decenni di scautismo e di camminate in montagna per colpa di ste cazzate, quindi non fatelo anche voi, ragazzi. Ok, ragazzi, adesso stiamo scendendo, la situazione è estremamente comoda, anzi comica. Ho un freddo all'orecchia che non avete idea, sembra che io abbia un mantello. Sembra, it looks like I have one of those wings and eventually I'm just gonna jump off the cliff, you know. Oh, madonna. No, una situazione molto imbarazzante, me ne rendo conto, ma
a volte per diventare influencers e diventare famosi bisogna anche fare ste cazzate. Io veramente non mi aspettavo di arrivare a questo livello. Comunque anche con sta roba ho abbastanza freddo, vi dirò che la sto sentendo molto pesante, molto pesante. Però fa ridere, siamo un pochino un supereroe a girare con questa roba addosso. Beh, comunque questo è il tipo di contenuti che vi aspettate di trovare in questo tipo di canale, quindi grazie del supporto, mi fa molto ridere. Oggi è domenica e non ho neanche guardato quanti sono gli iscritti, anzi lo facciamo subito. Ho guadagnato un iscritto, quindi grazie di questo, ragazzi. Poi siamo riusciti a, in termini di ore, negli ultimi 7 giorni, fare 37 ore di watch time, quindi 6% in più della settimana scorsa, nulla di cui vergognarsi. E l'ultima cosa, per quanto riguarda le views, in questa settimana ne abbiamo fatte la bellezza di 800. Quindi ragazzi, 14% in più rispetto ai 7 giorni precedenti. Ho fatto il video con una diletta Begali, ha fatto 150 views, che storia, un pochino più del solito. Va bene, comunque ragazzi, detto questo, si continua, si spinge, noi per Territi continuiamo a fare questi video e noi ci vediamo domani per un nuovo episodio, come al solito. Grazie, iscrivetevi al canale come al solito, commentate, attivate la campanella e ci vediamo, ciao! Comunque è bello passare tipo il weekend mezzi in mezzo alla natura, mezzi invece a serate techno, discoteca e quant'altro, cioè questo ti offre la vita e noi ce ne approfittiamo. Adesso in qualche modo devo capire come uscire con la macchina, perché sono qua in mezzo al ghiaino con questi ciottoli che sicuramente bucherò e sarebbe un disastro.